E dopo il nostro servizio mandato in onda ieri, stamattina ci hanno mandato dei video, delle fotografie e delle immagini dove è stata tolta tutta la spazzatura che si trovava fino a ieri qui, le tonnellate che dicevo io, è stata tolta tutta. Ma nel frattempo che stavamo aspettando, perché siamo arrivati nell'altro padiglione, nell'altro plesso delle case popolari, della zona PEP, abbiamo visto che c'era il camioncino insieme alla pala meccanica dentro il cortile che stava raccogliendo il rifiuto. Secondo me l'etichetta a questa gente comunque sia non la mette l'essere umano in sé, perché nelle zone limitrofe della zona PEP, se qualcuno butta dentro il sacchettino una maglietta, una giacchetta, una ciabatta, subito gli viene messo il bollino rosso e non viene ritirata la spazzatura. Mentre qui questo non lo fanno. Perché? Perché l'abbiamo per trogloditi, perché sono incivili, perché non pensiamo di non poter mai insegnare a fare la raccolta differenziata. Io ho conosciuto persone che abitano qui dentro che sono tutte persone per bene. Sono tutte persone per bene. Quindi basta portarli nella giusta direzione, basta sistemare solo a qualcuno. Perché io un giorno gli ho detto a una ragazza, e la ragazza se sta guardando può confermare, gli ho detto: tu sei una persona per bene e abiti lì. Dillo, dice, io non posso dirlo, perché avranno le loro ragioni e le loro motivazioni, ma chi è che gestisce il comune può iniziare, deve iniziare da qua. Ma è normale che quelli della Senesi dalle 7:30 sono qua dentro e stanno pulendo, che hanno pulito fuori là davanti 3 secondi e sono qui dentro quelli della Senesi con un camion a raccogliere tutto? Ma nel frattempo che noi eravamo qui che aspettavamo, sono usciti 3 topi, 3 ratti enormi, uno appresso un altro. Sembra che il sindaco di Carini, per smuovere qualcosa, bisogna fare servizi noi. Arrivato a sto punto io solo questo posso capire, perché il giorno prima faccio servizio, poi non dorme e alle 7:30 manda a pulire. Quindi io penso che il sindaco ha bisogno dei nostri servizi per smuoversi, oppure poi mi farà un comunicato dove dirà: no, io non avevo bisogno dei servizi, dice, era tutto già scritto in scaletta, era tutto programmato. Dico, mettiamoci d'accordo, cioè se si deve lavorare, non perché mandiamo in onda i servizi. I ratti continuano ad esserci e ci sono, perché nel territorio circostante ci sono delle campagne abbandonate, c'è erba alta quanto un cristiano, erba secca, c'è munnizza, quindi è un habitat naturale di topi. Il nostro servizio, che abbiamo detto, non ci sono chili di spazzatura ma tonnellate. È dalle 7:30 che il camion della Senesi insieme alla pala meccanica e ad altri 4 operai si trova dentro il residence delle case popolari qui zona PEP, si trova lì dentro con la pala meccanica a raccogliere tonnellate e tonnellate di spazzatura. Oggi pulizie grandi dalle 7:30 che stanno pulendo dentro la zona PEP, dentro i cortili. Da oggi pulizie grandi. Da Teleiato per il momento è tutto. Alle prossime notizie.